Bella a tutti ragazzi, come potete vedere qui siamo sul nuovo gioco di Formula 1. Aspetta un attimo che abbasso il volume della TV, se non si sente l'eco in sottofondo e non si capisce una sega. Oh. Questo poi era anche il trailer, se non sbaglio. Allora ragazzi, partiamo subito, vabbè, lasciamo perdere i trailer che tanto questo l'abbiamo già visto. Cioè, abbiamo già visto tutti quanti come è fatto il trailer. Tasto start. Crea il suo passaggio automatico. 7, 12, 15, dai che manca poco alla fine del salvataggio. È da 45 a 96. In un secondo ha fatto più che in tutti gli altri. LOL. Allora. Nome giocatore. Allora. Dove cazzo è il tasto? Oh. Mister 1, no, ok. Mister Allora oggi ragazzi facciamo premessa, io non avevo capito che oggi c'era l'annuncio del Day One anticipato, però l'ho saputo attraverso il gruppo di WhatsApp di Motorsport, quindi mi sono fiondato, io non ero speranzoso neanche un po' di riuscire a trovarlo, ma invece ce l'ho fatta. A nomi aggiuntivi, sì. Oggi. Siamo mica, boh, non lo so. Ah, inizia la leggenda in Formula 1, ragazzi. Mi sento già un pilota. Neanche mi chiamano col mio nome, è una cosa fantastica. Il casco sono già selezionato addirittura prima, quanti caschi c'è? 44. Vediamo un po', questo utilizzavo nel Formula 13, però voglio cambiarlo. Vediamo un po', tigre, questo non è male. Vediamo, sai non sono male sto livre. Questo è vantaggioso, questo è bello. Lì ci ha messo una fantasia che metà basta. Allora. Il casco verde mi tenta, però. Sapete che vi dico? Io uso. Dove cazzo è finito quel casco? Questo. Prosegui. Benvenuto al test. Completa un giramondo per impostare il livello di difficoltà adatto a te. Alla fine del giro ti offriamo il nostro consiglio. Per passare il tentativo principale. Non lo voglio saltare, quindi vi fate farne il culo. Livello di difficoltà personalizzato. Intanto vediamo un attimo cosa c'è. Molto difficile cosa ci sarebbe? Dai, proviamo con molto difficile. Oh, McLaren è neanche morto. La Mercedes mi tenta perché è veloce, però la capo, la Ferrari sempre la Ferrari, quindi andiamo ragazzoni, che mi sento che farò un giro bellissimo. Tanto dico subito che tolgo gli aiuti. Ah, che bel volante. Figa, se è fatto bene. Cioè, se sono quattro tasti va anche bene. Oh. Allora. Oh, cerchiamo di sistemare un attimo. Opzioni, aiuti. Ok, sono già tutti tolti.
prenderci un attimino la mano. Madonna, sei difficile. Molto più difficile, in uscita di curva è più difficile da tenere. E son primo. I freni non posso neanche cambiarli, benissimo. Dove cazzo sto andando? Oh, che derapata, mi sento che è un block. Oh merda. Oh cazzo, l'icone mi sta venendo su per il culo. Non riesco a tenerla molto bene questa macchina, eh. Ah, benissimo, non è anche flashback. Allora ricominciamo. E andiamo, e lo vado a prendere in culo, tanto per cambiare. È bellissimo questo inizio su Formula 1. Siamo all'ottava. Che macchina deliziosa. Aspetta, ho già preso l'erba. No, sono andato. Scusi. Dai ragazzi, sono un po' concentrato perché... Certo che non è molto facile da tenere. Questa non è una cattiva cosa in effetti che la macchina sia brusca. Però è già una brutta cosa il fatto che c'è la sabbia nella parabolica, visto che quest'anno non c'era. $1.22.9. Cazzo, lamentatevi anche. Non penso di averlo concluso comunque malissimo. Cioè, quello c'è una Mercedes, io sono un Ferrari, cioè è davvero facile, cosa vuol dire? Io non ho mica messo molto facile, ho messo molto difficile. Dai, ma mi prendono anche per il culo con i trofei. Poi c'è sto menu bellissimo, ma c'è su Mercedes, su Flashback, pausa. Cioè, è più essenziale, no? Pilota spaghettato. Togli. Ah, tutto qui. Il terzo di valutazione già fatto. E allora ragazzi, vediamo un attimo un po' le funzioni che ci sono. Banco di prova. Vedete, scenario, punto tempo, prova tempo. Ah, qua hanno cambiato la modalità. Sì. Molto interessante. Ma che cazzo me ne frega?
Davvero? E beh, oh figa, mi tratti come un deficiente. Allora, carriera, vediamo un po' cosa ci sarebbe. No, 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 non voglio iniziare con macchine troppo facili. In effetti mi tenta Marussia, Caterham, Sauber, Lotus. In effetti mi tenta un po' la Lotus, però ragazzi, questo lo decideremo in un prossimo video. Intanto voglio fare il primo Gran Premio correndo con chi corro? Vettel, molto difficile. Oh no, flashback. Eh no, flashback limitati mi fa schifo. Leggenda, tre giri, sereno, gara del cazzo. De Carlo, dove cazzo corrono? Russia, Stati Uniti, Brasile, Abu Dhabi, bellissima sta gara. Andiamo di Gran Premio di Austria, ragazzi, basta, mi sento ispiratissimo. Mi sento come Gesù quando cammino sull'acqua. Un po' beh dai, ci sono 130 messaggi persi, non è male. Oh, Gran Premio di Austria, ragazzi, partiamo subito con la Red Bull di Sebastian Vettel. Ma ci vuole. Adesso sto tirando un po' a caso, però dovrebbe essere così più o meno. Siamo medio piccoli. 7-4. 2. 2-5. Oh. E andiamo di. Ma che cazzo me ne frega dei cambiamenti, tanto mi basta correre. Tanto che termino la prima gara, che termino. No, che termino la prima curva, che termino l'ultima, non me ne frega un cazzo, basta che corro. Faccio una. Io parto anche sesto con Vettel. Come cazzo è possibile? E poi Ricciardo che parte dietro Vettel, ma che mondo parallelo siamo? Ragazzi, sono un po' curioso di vedere come sto Formula 1. Facciamo la prima gara. Semafori, terzo semaforo, quarto semaforo, quinto semaforo, mi sono rotto le palle dei semafori, partite le vetture. Bellissimo scatto di Sebastian Vettel, bellissimo, perde solo 30 posizioni. Davanti c'è Nico Rosberg per la testa della gara. Oh merda, mi sto. Sono contro le mie idee a usare sto pilota, in strapazzo. Che chiamarlo pilota è proprio un eufemismo. E però io l'anno prossimo devo anche tifarlo perché tifo Ferrari, ma perché la Ferrari mi fa questo? Io non ho fatto niente di male alla Ferrari, non ho menato Mattiacci da piccolo. Cioè, io devo pur tifare un pilota del genere, ma. Vabbè. Ciao tifoso di Raikkonen l'anno prossimo. Cioè tra i due tiferò Raikkonen. Il problema è che Raikkonen ormai ha gli ultimi anni di carriera, cioè 34 anni. Sto crauto qua ne ha 26, cazzo. Quindi dovrò aspettare un po' perché si ritiri Vettel da Formula 1. Oh, non pensate male, adesso la mia antipatia, cioè
verso Vettel provo antipatia, ma non dico che è triste, dico, cioè, proprio no, mi sta sulle palle la persona, non tanto la... Cioè, come pilota non dico che è triste, però in tutti i casi non è da Ferrari, non perché non se lo merita, cioè, è più che altro perché il suo stile di guida non è da Ferrari. La Ferrari necessita di macchina aerodinamica, lui necessita di macchina aerodinamica, la Ferrari di sicuro non è proprio la macchina aerodinamica. E Vettel ci poteva stare più in una macchina tipo McLaren, Force India, quelle cose lì, di sicuro non in una macchina come la Ferrari. Madò, sto per finire la benzina. Certo, però è vero che quando ci si prende la mano senza aiuti si va ben più forte. Sa che tra un po' finisco la benzina. Ma perché io sono così coglione da usare un pilota del genere per la mia prima gara? Hai fatto sorpassato Button all'esterno, scusami, sorpasso? Mamma mia, che pro! Alla prima gara faccio un sorpasso all'esterno, ma è impossibile! Oddio! Non è che mi sto difendendo di più, cazzo, cioè c'ho il trenino dietro, cioè mi stanno... Appena finisce di incularmi uno, mi incula un altro, cioè... Eccolo lì che arriva Button, oh, merda, siamo all'ultima parte di pista e all'ultima parte di gara. E cavati dei coglioni. E causato incidente, ma dai, tanto delicato. E intanto Vettel arriva al terzo posto, Vettel è terzo, Vettel c'è, purtroppo. Ah, benissimo, prosegui. A tutto punto. Non l'ho capita sta cosa, però va bene. E cos'è, ho messo i punti? Non lo so, non l'ho mica capito io sto trofeo. Guarda, cioè io poi spero almeno di avere un pilota se... Cioè questo non ci assomiglia neanche lontanamente a Vettel comunque. Cioè neanche se quei due si mettono a pisciare, neanche, già dal piscio si capiscono che sono diversi. E la gente a pisciare ha lo stesso colore. Comunque vabbè. Detto questo, ragazzi, siamo alla fine del video, spero che vi sia piaciuto, se è così cliccate mi piace, commentate, un saluto a tutti da Mr. Patrack 217, ciao!